Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dedicata al collasso Italia. Televisioni e giornaloni onioni saranno i primi a saltare per aria finanziariamente nel processo di collasso dell'Italia? È di questo che proveremo a discutere rapidamente, ossia il fallimento delle televisioni e giornaloni onioni sono da considerarsi dei segnali di early warning, ossia degli eventi clone, nel processo di collasso dell'Italia? Ecco, se non l'avete fatto vi consiglio di andare a ascoltare i podcast precedenti. Il martirio è una lieta novella, drammi di settore primario, secondario, terziario nel collasso italico. Quanto il secondo podcast, la finanziarizzazione e la digitalizzazione dell'economia in Italia, che fine faranno? Dunque, con l'aumentare del numero e l'intensità degli eventi meteo estremi, dei cali delle rese agricole e la risalita del cuneo salino, degli shock idrici, della risalita del livello del mare, osserveremo poi anche nel mondo, al crescere della scarsità, l'accaparramento, la corsa all'accaparramento delle risorse, e quindi la politica internazionale muterà in un gioco a somma zero. Morte tua, vita mea. Migrazioni e guerre, con inviluppi delle guerre del clima, che già peraltro le stiamo già osservando nella guerra USA con Unione Europea, con NATO, con Ucraina, contro la Russia, una guerra detonata anche per lo shale gas ucraino. In Italia è indubbio che con l'aumentare del numero e l'intensità degli eventi meteo estremi, medicane di categoria F1, F2, chissà, forse anche F3 con il tempo, tornado e trombe marine, bombe da acqua e quant'altro, ecco, avremo ovviamente, che abbiamo, stiamo già osservando, cali delle rese agricole, risalita del cuneo calino, del cuneo salito, del cuneo salino, risalita del livello del mare. Ecco, le aziende che non possono delocalizzare il loro business tenteranno, a mio avviso, prima di cercare di riparare i danni subiti, ma poi con il reiterarsi fisiologico dei danni dal cambiamento climatico, con cali delle rese agricole, danni ai cespiti aziendali, quindi vedi impianti danneggiati o distrutti, macchinari, impianti danneggiati o distrutti, veicoli danneggiati o distrutti, immobili danneggiati e distrutti, macchine da ufficio danneggiate e distrutti e quant'altro. Ecco, è indubbio che poi le aziende indubbiamente andranno senza, diciamo, praticamente in sofferenza finanziaria, e quindi necessariamente dovranno ridurre i loro budget pubblicitari per ovvie ragioni logiche. Quindi, a mio avviso, i primi effetti a far male, molto male, sarà una caduta della raccolta pubblicitaria, che potrebbe essere in inizio scambiata erroneamente con una causa contingente per il calo di un esempio di un ciclo economico. Ma non sarà così, perché le aziende in sofferenza finanziaria, quanto con il sistema finanziario, bancario ed assicurativo, è logico che prima provino a riparare i danni del cambiamento climatico per tamponare, diciamo, l'attività economica e cercare di continuare a svolgere la propria impresa, dato che non potrà essere delocalizzata. Questo per quanto riguarda le attività non delocalizzabili. Di conseguenza, le preziose risorse finanziarie saranno sottratte dai budget pubblicitari e dirottate dove più serve, indubbiamente. Pagare, diciamo, le rate del mutuo, ricomprare i macchinari, ripagare e fare attività di manutenzione, ecco. In questo caso avremo quindi un collasso della raccolta pubblicitaria a giornali, giornaloni, radio e televisione, e quel poco che forse potrebbe essere fatto, a mio avviso è probabile che, per quanto riguarda la pubblicità, finisca per essere investita in quel poco che ancora potrà essere fatto, più dedicato su internet,
dove le campagne pubblicitarie indubbiamente sono più misurabili e più efficaci e indubbiamente permettono di, diciamo, andare a colpire in termini di costo a contatto esclusivamente il focus di persone che potrebbero, diciamo, avere poi un ritorno immediato e misurabile sugli acquisti. Quindi quel poco che potrà essere ancora fatto, a mio avviso, in ambito di comunicazione e pubblicità finirà assorbito da internet piuttosto che speso così a vuoto su giornali, giornaloni, radio e televisioni onion. Dunque, il processo di collasso non è un evento sociale autoavverante che va contrastato con messaggi ottimistici oppure semplicemente ignorando i problemi perché non sono veri problemi ma falsi problemi. Ecco, anche se i mass media non ne parlassero più tentando di far sparire i problemi, la cosa non sparirebbe perché il processo del collasso è alimentato da mutabili e variabili reali incontrollabili, la termodinamica e la sovrappopolazione, oltre al fatto che l'Italia ha 3.000 miliardi di debito pregresso perché i politici ladri e stupidi e Chiesa Cattolica non hanno mai voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo. Quindi provare mediaticamente ad ignorare i problemi non servirà ad una cippa di cazzo. Il timing degli eventi è nelle mani della termodinamica e della demografia, aggravato dal fatto che il fardello di 3.000 miliardi di debito pubblico diventano ogni giorno sempre più insostenibili per l'Italia, che è dai primi del 1980 con Craxi che l'Italia ha vissuto come se non ci fosse stato un domani. Quindi, a mio avviso, la crisi finanziaria dei giornali, giornaloni, televisioni saranno i primi sintomi del collasso, ossia saranno le prime aziende del settore terziario che andranno in asfissia finanziaria, mentre materialmente saranno i settori primario e secondario quelli che invece subiranno i crescenti danni materiali. Quindi occorre discernere tra danni materiali che andranno a colpire il settore primario e secondario dovuti appunto dai danni da cambiamento climatico, mentre il grosso dei danni finanziari, i primi a subirne gli impatti, a mio avviso, saranno proprio la raccolta pubblicitaria e la comunicazione, quindi giornali, giornaloni e televisioni. Comunque, ecco, molto presto avremo modo di misurare questa mia ipotesi andando a verificare e valutando quanto possa essere fondata o meno. Ecco, per questa rapida puntata è tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.